Siamo qui a parlare di scuola e Costituzione e non è poca cosa. Siamo qui tutti, comprese le sedi di Gallo e di Melara. Se siamo qui tutti è perché gli amministratori non sono un ente astratto, ma persone che si sono impegnate e sono intervenute con efficacia. Poi questa mia sorte si chiama CIDI, Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti, in questo momento rappresentata da esponenti di spicco, il professore Testa della Segreteria Nazionale, la professoressa De Fisciolo, presidente della sezione provinciale. Al professore Armando Tempi, il sindaco Pisano, assessore, autorità presenti, gli insegnanti, i miei ex insegnanti, i miei attuali insegnanti dell'Istituto Competitivo del Romonte, che sono qui, tutti quanti insegnanti e colleghi invitati e che hanno sentito il dovere di esserci in un momento importante. Ci sono i ragazzi, ci sono i bambini, ci sono gli alunni, ecco, loro sono i protagonisti, veri protagonisti. Allora io qui permettetemi, perché è difficile parlare ad adulti e a bambini contemporaneamente, ci vuole un linguaggio possibilmente non semplice ma semplificato, che non è la stessa cosa. Credo che dobbiamo fare i complimenti a questi ragazzi, a questi bambini, per il lavoro che hanno fatto. E io, così ognuno poi fa riferimento alla propria esperienza. Il suo dispiacere per non essere qui, perché ci teneva molto, avevamo costruito insieme al sindaco, insieme a Marcello Pittella, questo percorso di stamattina. E quindi noi, la città di Lauria, per merito vostro, è al primo posto insieme al comune di Sant'Anna, centro nord. Avete visto che cosa importante voi avete fatto? È vero, io stamattina ho visto i vostri lavori e sono veramente eccezionali, belli sotto l'aspetto grafico, belli sotto l'aspetto letterario, per la ricerca storica che c'è dentro. E cioè vorrei la riassunta da Nicola Romagno e Maria Angelica Di Greco, perché a questi bambini, a questi insegnanti dobbiamo un grande ringraziamento. Loro hanno vinto, come dicevo prima, il primo premio ex aequo con la scuola primaria di Aia di Falcinello Sarzana. Il loro lavoro si chiama il lavoro Misceglioni, è quello che il sindaco ha lì davanti, ed è un percorso molto bello. Hanno detto forse che c'era uno di loro che avrebbe parlato, o no, forse mi è stato detto male, allora ho capito io male. Allora, la motivazione: lavoro complesso e di ampio respiro che documenta un percorso rigoroso e insieme creativo, fondato su una serie di attività di ricerca e di approfondimento del conoscimento. Il lavoro e i diritti a esso con... E ovviamente, trovandomi in quinta classe, mi sembrava giusto lavorare sul tema e insieme alla collega con la quale abbiamo condiviso ogni momento, lo devo dire. Abbiamo scelto proprio l'articolo. Allora, rimanete qui, no, rimanete qui, perché io adesso, arrivato testa invece, chiederei un'altra cosa. Poi il sindaco e anche l'assessore Lamboni, li facciamo ritornare dopo. Io, hermano, ci sono soldi, ma abbiamo pensato. Domenico Viceconti. Miriam Viola, allora facciamo ancora un applauso. Allora, la classe prima ha vinto il secondo premio ex aequo insieme alla direttora Paolo Pesciocchioni. Allora, sindaco, non so se lei vuole introdurre adesso questa parte relativa. Io volevo
vorrei chiedere che la scuola citava le coppie copia i complimenti e auguri per sia Cristina Donatio, Istituto Comprensivo Agromonte, Domenica La Panda, BEC, Istituto Comprensivo Agromonte. L'acronico, ci si tira lungo? È un piacere particolare, è un piacere particolare. Salvatore Santotico. Lo salva la meglio. Grazie Ferrari. Non c'è. Maria Vaglia, ciao. Franca Pesce, non c'è. Teresa Schiettini. Antonietta Cascini. Rosalina. No. Maria Rosa Tangredi. Ernesto Barrelli. Francesca Neri. Questo è Antonia, Giacomina Lamboglia, la scuola di Lauria. Grazie.